mentre in seconda posizione 1002 316-91. Ecco la Melinte che scavalca la Torio. Gabriella tiene ancora bene ai 150 metri, la Melinte al comando, in seconda posizione la Torio che poi attacca decisamente la rumena. Gabriella Torio si porta al comando sulla dirittura d'arrivo, allunga ancora, è in grado di allungare, sembra in grado di aumentare il vantaggio. Assistiamo ad un ultimo tentativo della Melinte, resiste Gabriella, ancora resiste, mancano 30 metri, 10 metri, Gabriella Torio trionfa, vince la medaglia d'oro, il suo primo grande successo. Straordinario risultato di Gabriella Torio che batte Melinte Puiche nell'ordine. Grande risultato di Gabriella Torio che corona la sua grande carriera con la medaglia olimpica nella gara più a lei congeniale in 1500 metri. Il tempo 4:03:26 non è un tempo di grande rilievo, ma quello che conta è il trionfo, la vittoria di Gabriella Torio, quarta negli 800 metri e medaglia d'oro. L'atletica azzurra conquista un'altra medaglia d'oro, un risultato che ci esalta francamente e soprattutto premia questa bravissima ragazza che sinora non era mai riuscita a cogliere un risultato pari al valore potenziale e pari anche ai sacrifici che ha sempre sopportato. Una vittoria nettissima, avete visto, di forza. Aveva tentato la rumena Puica di resisterle, ma poi nei 100 metri finali Gabriella Torio conservava energia sufficiente per prodursi in un ulteriore allungo e via via la vittoria andava maturandosi proprio per l'impossibilità delle inseguitrici di ridurre il ritardo che Gabriella aveva loro inflitto. Una magnifica prova, una grande prova ancora, una grandissima soddisfazione per l'atletica azzurra. La Puica, che pure era accreditata del miglior risultato cronometrico su questa distanza, è stata costretta a cedere le armi, a inchinarsi di fronte alla supremazia chiarissima di Gabriella Torio, che aveva ottenuto grandi risultati in precedenza, ma mai era salita sul podio più alto. Nata a Veggiano, in provincia di Vicenza, nel 57, è una solida ragazza di 1,68 m. Ha iniziato l'attività nel 71 vincendo i Giochi della Gioventù, quarta alle Olimpiadi di Mosca. C'è grande commozione e grande gioia naturalmente nel clan azzurro e qui sentiamo Carnevali che ha trepitato con noi, certo, nel seguire queste vicende di questa prova, e vedete la soddisfazione, il sorriso schietto da veneta al 100% di Gabriella Torio. Ecco, vedete, Gabriella Torio era stata scavalcata dalla Puica. E questo forse è il momento più delicato della corsa, quando per la prima volta forse nella sua carriera ha trovato la determinazione per reagire ancora una volta. Si era portata al comando, era stata scavalcata, ma poi ha allungato nuovamente, ha riattaccato, ha portato un attacco decisivo, ha sferrato un assalto che possiamo dire conclusivo, mettendo KO letteralmente le avversarie. Ecco, vedete la Melinte che arranca vanamente in un inseguimento ormai impossibile, poi vedete l'altra romena, la Puica, vincitrice dei 3000 metri, che sembra conquistare la medaglia di bronzo. 4:03:26, il risultato naturalmente non è eccezionale, ma quello che conta è il trionfo, la vittoria nettissima che ora viene riproposta. Alle spalle dell'azzurra si accaniscono le inseguitrici, ormai però irrimediabilmente fuori causa. La più tenace è la rumena Puica, che tenta disperatamente di riagganciare l'azzurra, le altre cedono ed ecco l'arrivo dove effettivamente la Puica dà la sensazione di aver conquistato il terzo posto. Alle spalle dell'altra rumena, la Melinte.